Ciao a tutti, siamo Filippo e Nadia di Posti nel Mondo e oggi siamo ad Alghero. In questo video vi faremo vedere cosa fare ad Alghero, dove siamo in questo momento. E non solo, perché gireremo anche nei dintorni di Alghero. Il centro storico di Alghero è davvero carino e camminando per le vie si respira una bella atmosfera spagnoleggiante. Dal XIV secolo all'inizio del XVIII la città è stata infatti sotto la dominazione catalana e tutto questo è visibile ancora oggi. Ad esempio i nomi delle vie, oltre a richiamare la Catalogna, qua per esempio siamo in via Mallorca, abbiamo trovato anche via Minorca, Lungomare Barcellona, via Tarragona, insomma, tutto così, sono scritte in catalano, neanche in spagnolo, e tra l'altro alcune vie hanno nomi diversi da italiano a catalano. A noi ci piace sempre andare sul punto più alto della città per vedere dall'alto. E quindi siamo sul campanile della cattedrale. Tra poco suoneranno pure le campane. Quindi non ci sentiremo più. No. Abbiamo scelto di visitare Alghero durante le ore del tardo pomeriggio, inizio serata, perché? Uno, per il caldo, perché comunque fa caldo e il sole picchia. E due, perché a quest'ora i colori ovviamente sono qualcosa di spettacolare. Bellissimi. E a proposito, non si può non fare una passeggiata lungo i bastioni proprio all'ora del tramonto. Noi ci siamo goduti il momento del tramonto. Bellissimo. E ora cercheremo un posto dove mangiare. Sicuramente non mangeremo in questi posti qua, perché costeranno tantissimo. No, tantissime. Infatti il nostro metodo infallibile per mangiare fuori è TripAdvisor. Una un stella soldino, di prezzo. Esatto. E via, è quello che ci piace di più. E per ora abbiamo trovato un pub. Dopo cena andremo a fare un giro magari per Alghero, che anche di sera è stupenda. E poi a nanna presto, perché domani andremo alla scoperta di Capocaccia e delle grotte di Nettuno. E per andarci aspettiamo qua l'autobus, perché ci andremo via terra. Ci sono due modi per arrivarci, sia via mare che via terra. Noi abbiamo scelto via terra e poi vi diremo anche il perché. Gli autobus di linea partono da Piazza Catalogna e per raggiungere Capocaccia ci mettono una cinquantina di minuti. Dicevamo, perché venire via terra a visitare le grotte di Nettuno? Per la scalinata che c'è da fare, che sarà bella pesante, perché sì, sono tipo 654 scalini. Quindi 1300 scalini in tutto, molto bene. Ritorno, sì. E però in molti ci hanno consigliato proprio più che le grotte in sé, che proprio sono la scalinata. Belle, proprio la scalinata, che regalerà delle viste molto a fiato. Quindi tra poco iniziamo a scendere. Allora, la visita alle grotte, cioè le grotte sono meravigliose, assolutamente. Sì. La visita è così così, perché comunque loro fanno entrare
in gruppi, ogni gruppo, ogni ora. Quindi il gruppo è abbastanza grosso. Eravamo un centinaio, tipo, addirittura, sì. Però ci sono le casse lungo le grotte, quindi quello che dice la guida lo si sente. Sì. E comunque si vede. Però cioè, ecco, andarci da soli sarebbe... O in gruppi piccoli, sarebbe sicuramente più emozionante. Ma non si può. Però vabbè che... Dai, continuiamo la scalinata. E per tornare verso Alghero prendiamo il beach bus, ma non andremo subito, non torneremo subito in città perché abbiamo da vedere un po' di cose. Ci siamo fermati in questa oasi naturale che si chiama Le Prigionette e ora ci mangiamo un panino, panini che abbiamo comprato al bar a Capocaccia, quindi se venite qua a mani vuote sapete che qua non c'è nessuno che vi venda qualcosa da mangiare. Sappiate anche che i panini comprati lì costano un po' tanto, quindi forse se riuscite ad arrivare già con i panini da Alghero sarebbe ancora meglio. E poi andremo a vedere bene il parco perché potrebbero esserci daini, cervi, insomma un sacco di animali. E dentro l'oasi gireremo con questa macchinetta che abbiamo noleggiato per 20 euro. Abbiamo parcheggiato un attimo la macchinina, abbiamo fatto 10 minuti di camminata. Neanche. E siamo arrivati in sto posto che ha dell'incredibile. Che è a dir poco spettacolare. E ora risaliamo sul nostro bolide e andiamo a cercare qualche animale. Incredibilmente siamo fortunati. Non molto distante dal tracciato riusciamo a vedere asini e ancora asini. Nell'oasi sono presenti animali allo stato brado come i cavalli e i daini, ma noi riusciamo solo a vedere gli asini. Bene, è stato piacevole, una bella passeggiata, anche se con la macchinina, nella natura. Un bel posto, molto bucolico, in mezzo alla natura, bello. E adesso mi tocca soddisfare la voglia di mare, di bagno di Nadia e andiamo a cercare una spiaggetta. Qua davanti c'è un accesso che magari ci porta da qualche parte, andiamo, proviamo a scoprire. Abbiamo seguito la costa per qualche centinaia di metri e abbiamo trovato questo posticino molto carino, molto tranquillo. Bello, bello. Quindi ora... Bagnetto! Buongiorno, ieri poi non vi abbiamo più aggiornati ma perché dopo il bagnetto siamo tornati a casa, quindi non c'era tant'altro da dirvi. Oggi invece abbiamo noleggiato uno scooter e andremo verso sud di Alghero. Un po' per non fare la stessa strada avanti e indietro, un po' per assaporare anche l'entroterra sardo, per scendere verso Bosa prendiamo la statale interna che passa da Villanova a Monteleone. Appena arrivati a Bosa siamo venuti qui dal Castello Malaspina perché è un punto panoramico in cui si può vedere tutta la cittadina dall'alto. E ora scendiamo giù e andiamo a vedere tutto il coloratissimo centro storico.
cosa vista, abbiamo anche mangiato un panino e ora torniamo piano piano verso Alghero facendo un paio di tappe al mare. La prima tappa è Canemalu. Abbiamo lasciato lo scooter qui vicino al porto di Bosa Marina e ora dobbiamo fare una breve, speriamo, passeggiata per raggiungere Canemalu, che è, come possiamo definirla? Sono piscine naturali. Una piscina naturale. Dobbiamo arrivare laggiù. Forza e coraggio. Abbiamo fatto un tuffo in questo bellissimo posto e ora prossima tappa, Cala Compultitu, qualcosa del genere. Abbiamo lasciato lo scooter sulla strada e adesso sentierino che in 5 minuti dovrebbe farci arrivare sulla spiaggia. Anche 10 minuti forse, però stiamo arrivando e già da qua si vede la meraviglia di questa piccola caletta. Il sole si sta per abbassare anche se è ancora molto forte. Oggi non vuole scendere, non se ne vuole andare. Esatto, oggi. Allora adesso riprendiamo la strada verso Alghero cercando magari qualche bel punto dove fermarci per vedere il tramonto. Almeno già che non scende, almeno godiamoci il momento in cui forse se ne ha voglia. Va se bene. Ne andrà. Nella strada verso Alghero abbiamo trovato una piccola area di sosta e ci siamo inerpicati giù e continuando a inerpicarci giù abbiamo trovato una caletta fantastica. Sì, chissà se ci arriveremo. E il tramonto, tra l'altro, è proprio lì. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. E non sappiamo se ci arriveremo, speriamo di sì. Andiamo all'avanscoperta. Mare l'abbiamo fatto, chilometri ne abbiamo fatti, ora finalmente mangiamo. Giornatina finita e mangiamo in un agriturismo che abbiamo trovato al volo e prenotato mezz'ora fa. Noi però ci salutiamo qua e ci vediamo domani per il nostro ultimo giorno ad Alghero. Ciao! Buongiorno, buongiorno! Oggi andiamo a scoprire le spiagge che sono a nord di Alghero. Quindi adesso stiamo lasciando il porto alle nostre spalle e tra poco arriveranno le spiagge. How many years did we pretend? How many loves have we seen to the end? Passeggiando e lasciandoci il porto alle spalle, arriviamo in zona Lido, dove i tanti stabilimenti balneari e la lunga spiaggia non ci convincono appieno. Bello, ma non per noi. E poi la passeggiata si addentra in una pineta e quindi noi proseguiamo. Andiamo, noi andiamo. Dove inizia la pineta, inizia anche la spiaggia di Maria Pia, un lungo tratto di sabbia che si estende per un chilometro tra mare, dune e per l'appunto la pineta.
E ora, visto che ci siamo allontanati parecchio, per tornare in centro prendiamo l'autobus, tanto controllo che stia arrivando. Il video finisce qua e ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao!